Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al terzo appuntamento del nostro ciclo di seminari Blue Energy, pillole di conoscenza. Questa iniziativa è stata promossa dal Laboratorio di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Udine nell'ambito del progetto Italia-Croazia Cost Energy. L'obiettivo è quello di condividere le esperienze delle aziende del territorio italiano inerenti allo sviluppo e all'utilizzo di tecnologie per utilizzare l'energia rinnovabile dal mare. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Andrea Golisano, dello spin-off dell'Università del Politecnico di Torino Wave for Energy, che ci parlerà della loro esperienza nello sviluppo e progettazione di una tecnologia proprio che sfrutta l'energia da moto ondoso. Quindi non perdo altro tempo e vorrei appunto passare direttamente la parola ad Andrea Golisano. E benvenuto. Grazie mille. Innanzitutto di nuovo rinnovo il ringraziamento per l'invito a questo webinar. Spero che quello che andrò a presentare possa essere di interesse per tutti. So che è previsto un momento di presentazione, poi eventualmente delle domande alla fine, quindi va benissimo come struttura. Se per caso ci fosse qualche cosa che in qualche modo è cocente nel mentre che spiego, che faccio così, che racconto la nostra esperienza, che qualcuno di voi volesse chiedermi, non fatevi problemi, ecco, a fermarmi. Oggi vi racconterò un pochino quella che è stata un po' la nostra esperienza nell'andare a realizzare, progettare inizialmente, poi realizzare ed installare un sistema per produrre energia dalle onde del mare che si chiama ISWEC. L'abbiamo installato il primo esemplare in quello che noi definiamo full scale nel 2015, quindi ormai 6 anni fa, ad agosto 2015. Ed ecco, sostanzialmente questa è l'agenda che ho pensato, che ho preparato per oggi. Vi spiegherò brevemente chi siamo, da dove arriviamo. Poi come mai abbiamo selezionato Pantelleria, dove è stato appunto installata la macchina. Vi accennerò qualcosina della tecnologia, quindi che cosa, come è stata sviluppata, ecco, negli anni prima di arrivare all'installazione di un sistema full scale, perché non è esattamente immediato quel processo. E infine guarderemo e toccheremo magari un pochino con mano figurativamente un po' l'hardware che abbiamo realizzato, che poi abbiamo installato appunto a Pantelleria. Wave for Energy. Wave for Energy è uno spin-off del Politecnico di Torino. Siamo nati nel 2010, sostanzialmente da un'iniziativa che era partita da due ricercatori, allora, del Dipartimento di Meccanica, del Politecnico, oggi parte del DIMEAS, quindi, che include anche Ingegneria Aerospaziale, e che poi più di recente in realtà ha formato il MOR Energy Lab, ovvero il Marine Offshore Renewable Energy Lab, sostanzialmente un laboratorio che si pone sicuramente con altre strutture anche a livello italiano, europeo, all'avanguardia nella ricerca di tutto quello che è la tecnologia per produrre energia rinnovabile in mare, offshore. Noi con loro tutt'oggi abbiamo una forte collaborazione, sia in termini proprio di attività pratica, di quelli che sono gli sviluppi che facciamo sulla tecnologia ISWEC stessa, piuttosto che su altre tecnologie, sia ovviamente anche dei rapporti legati alla proprietà intellettuale che si è sviluppata negli anni, appunto, grazie a questa collaborazione. Sostanzialmente la vera e propria attività parte ben 3 anni prima, almeno all'interno del Politecnico, come sostanzialmente molte altre attività di ricerca hanno inizio. Si era identificato un problema, la necessità di produrre energia che fosse sostenibile in dei contesti particolari,
come quello delle isole. Sostanzialmente in questi territori non c'è molte volte abbastanza terreno dove andare ad installare eventuali impianti per la produzione, e laddove magari anche il terreno c'è, in realtà è un terreno molto molto importante, molto molto prezioso a livello turistico per quei territori. Quindi si è guardato sostanzialmente al mare. Negli anni, come vedete, abbiamo realizzato poi alcuni prototipi, qualcuno vi accennerò qualcosa in più in seguito, fino ad arrivare nel 2015 all'installazione del prototipo di cui oggi vi parlerò, il prototipo full scale installato a Pantelleria, che tra l'altro speriamo entro l'anno prossimo di riportare nuovamente in mare con un po' di innovazioni e un po' di nuove implementazioni. Arrivando man mano più di recente, noi nel 2017 abbiamo fornito un prototipo sempre un po' più piccolo ad Eni, dove siamo andati a testare la tecnologia in Adriatico, al largo di Ravenna, e poi dal 2019, proprio sulla tecnologia ISWEC, abbiamo stipulato un accordo con Eni per un ulteriore sviluppo industriale che ci vede oggi tuttora coinvolti, ovviamente a fianco di Eni e anche di altri partner, tra cui sempre il Politecnico e altri partner industriali seguiti da Eni. Oggi Way for Energy non è solo ISWEC, stiamo sviluppando degli altri progetti, delle altre iniziative, sempre legate poi a quello che è il know-how della nostra società. Brevemente, giusto per darvi un'idea, stiamo lavorando su un nuovo sistema di produzione di energia dal mare, energia che utilizzeremo per produrre piccola quantità di energia elettrica, ma soprattutto anche per dissalare dell'acqua. Questa tecnologia la andremo ad installare, prevista l'installazione entro l'anno prossimo, anche di questa, presso un'area marina situata nel parco di Porto Conte, nel nord-ovest, sopra Alghero, sostanzialmente nel nord-ovest della Sardegna. E in parallelo oggi siamo anche impegnati su delle nuove soluzioni, su dei nuovi sistemi per sostanzialmente facilitare quello che è l'industria delle rinnovabili offshore, e stiamo facendo un progetto supportato dall'Agenzia Spaziale Europea e in collaborazione sempre con il Politecnico di Torino, per andare sostanzialmente ad utilizzare dei sistemi satellitari definiti di Earth Observation, quindi per l'osservazione della Terra, al fine di poter ricavare dei parametri, delle variabili, quelle che noi chiamiamo variabili meteo-ocean, quindi variabili meteo-marine, che possono essere come il vento, l'onda, la corrente, via dicendo, che sono fondamentali poi per la corretta progettazione, ma anche proprio per lo sviluppo, talvolta anche finanziario, di iniziative ben più grandi, ecco, del solo sviluppo di un singolo prototipo. Ma pensate quando si devono installare magari parchi o di diversi megawatt, se non centinaia di megawatt di installazione. Passiamo a Pantelleria. Adesso cercherò di andare un po' un po' come una scaletta a raccontarvi quelli che sono stati vari step che abbiamo seguito fino ad arrivare a quella che è l'installazione. L'installazione ovviamente di un sistema come questo non si fa solo guardando la tecnologia, ma bensì soprattutto quando si va a fare un'installazione come quella che abbiamo deciso di fare noi, quindi non magari in un contesto di un site test già sviluppato, ma di una realtà che potenzialmente potrebbe effettivamente anche beneficiare un domani di tecnologie simili alla nostra, come la nostra, ma anche altre, abbiamo sostanzialmente dovuto preparare la tavola da soli o quasi. Appunto in questa sezione vi dettaglierò un pochino tutto quello che è stato il lavoro di preparazione, ecco, fino a quello che ci ha portato poi a poterla installare in questo contesto. Chiedo scusa. Allora, perché Pantelleria? Soprattutto anche vedendo quello che ho riportato su questa slide, dove faccio presente che c'è assolutamente un controllo, ecco, ambientale molto molto stretto e molto rigido, è un luogo che vive molto
turismo e quindi sicuramente c'è molta attenzione a quello che si va ad integrare nel territorio. Penso che molti di voi sappiano che Pantelleria è a sud della Sicilia, una delle isole più a sud della nostra penisola, e in realtà più vicino alla Tunisia che all'Italia, e non è connetta né ovviamente alla Tunisia né all'Italia. Sostanzialmente la rete elettrica di Pantelleria viene alimentata direttamente da un generatore che è situato sull'isola. L'esperienza intera a Pantelleria è stata sviluppata fin dall'inizio, come avete potuto vedere, ovviamente in collaborazione sì con il Politecnico di Torino, da dove sostanzialmente siamo nati, ma anche e soprattutto in collaborazione con la municipalità, poi quindi con il comune di Pantelleria, con tutto quello che era l'amministrazione locale, per far sì che poi effettivamente un progetto di inserimento di un elemento tecnologico innovativo come questo potesse essere poi ben accettato anche dal territorio, oltre che poi da, ovviamente, tutto quello che è l'apparato amministrativo burocratico che si è portato dietro questa esperienza. Sicuramente da un punto di vista tecnologico è stato necessario andare a conoscere e capire il sistema, come dire, il sistema elettrico di Pantelleria in cui saremmo andati ad installarci, ad inserirci. Inizialmente non eravamo collegati alla rete, ma poi il progetto finale è stato quello di andare a collegare alla rete questo sistema. Ma ovviamente aspetti fondamentali sono stati proprio quelli di analisi ambientale, analisi dell'ecosistema in cui ci andavamo ad inserire con appunto il sistema ISPEC. Non ultimo, assolutamente, è stato anche il coinvolgimento, il dialogo anche con la comunità, una comunità che è variegata ovviamente come in tutti i siti, una comunità che è fatta magari da persone che sono più vicino a quello che è poi l'attività che noi siamo andati a fare. Immagino, per faccio degli esempi, sono mozzatori locali, comunque delle ditte locali che poi hanno potuto anche collaborare, con cui abbiamo potuto noi collaborare, e anche semplicemente comunità rappresentate da persone che ovviamente sono interessate a vedere quello che è, a capire quello che sta succedendo nel territorio. Partiamo dal sistema energetico di Pantelleria. Vi ho detto che Pantelleria è un'isola che non è connessa alla rete, e da questi elementi, questi grafici che vi ho riportato in questa slide, è evidente che una transizione verso le rinnovabili per un'isola come Pantelleria, che come tante altre riceve energia da un generatore a gasolio, sostanzialmente, sicuramente potrebbe portare molti, molti benefici all'isola. Non solo, ed è una cosa che cerchiamo di sottolineare, non solo da un punto di vista ambientale, quindi non fermiamoci solo a guardare il punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico, sicuramente, e anche di sicurezza della fornitura. Economico perché magari non il nostro primo prototipo, perché ovviamente un prototipo si porta dietro dei costi che dopo vi accennerò, ovviamente molto alti, ma ci sono oggi delle possibilità di fornire energia con sistemi rinnovabili che sono assolutamente competitive. Qua si parla di market parity, quindi non una grid parity, che normalmente è quello a cui ci si riferisce guardando dei sistemi installati sul territorio continentale, quindi grandi installazioni e quant'altro. Qui guardiamo ad un, possiamo definire un mercato che ha un prezzo dell'energia decisamente più alto di quello continentale, e in cui alcuni sistemi possono andare anche su installazioni più piccole, ma in market parity, quindi anche in competizione da un punto di vista economico. L'ultimo aspetto è quello che definiamo energy security, è tanto semplice quanto assolutamente non banale, ecco, per una realtà come quella di Pantelleria. Il gasolio deve arrivare da qualche parte, normalmente arriva tramite nave su Pantelleria. In periodi in cui con la nave non si riesce ad arrivare sull'isola,
capita che le scorte, diciamo, di gasolio possano arrivare a scarseggiare sull'isola. Addirittura in passato ci è stata riportata l'informazione che è stato necessario, per alcuni periodi molto particolari in cui effettivamente non si riusciva ad attraccare sull'isola, le scorte di gasolio sono dovute arrivare tramite aereo, quindi potete immaginare quali possano essere i costi del kilowattora prodotto in quel modo. Però è evidente come la possibilità di produrre energia localmente che non sia dipendente da una materia prima che deve essere importata sull'isola possa garantire anche un futuro di maggiore tranquillità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un'isola come quella di Pantelleria. Opa, scusate. Allora abbiamo iniziato a guardare alle onde. Le onde sono ovviamente generate dal vento, che appunto sostanzialmente sono una concentrazione dell'energia solare, prima in vento e poi nelle onde. Maggiore è ovviamente l'area su cui può soffiare il vento, più importanti saranno le onde, quindi maggiore sarà la potenza trasferita e concentrata nelle onde. Potete, facendo un rapido confronto tra le due immagini, quindi quella globale e quella del Mediterraneo, anche se i colori sono gli stessi, non fatevi ingannare perché ci sono degli ordini di grandezza molto diversi da loro. Il Mediterraneo è sicuramente un ambiente un po' meno potente rispetto a diverse aree a livello oceanico, però l'energia contenuta nel Mediterraneo è un'energia assolutamente interessante, specialmente in alcune sue parti. Sicuramente la costa ovest della Sardegna o la costa est delle Baleari, Minorca in primis, sono le aree dove si concentra di più il potenziale energetico disponibile nel Mediterraneo, però si può anche vedere che il potenziale si va anche ad incanalare in quello che è appunto il canale di Sicilia fino ad arrivare ad arrivare appunto alle coste nord-ovest di Pantelleria. La potenza contenuta nell'oceano, ad esempio in queste aree dove ci sono questi valori espressi con rosso, maggiore di 60 kW al metro, quindi una potenza espressa per metro di fronte d'onda che viene verso, immaginatevi che venga verso di voi. Sarebbe bellissimo da poterla convertire, ma la maggior parte delle volte questa potenza è una potenza molto distruttiva. Quindi il rischio oggi, o meglio la sfida oggi tecnologica per chi vuole andare ad operare in, per esempio, nel Sud Africa o negli estremi appunto del Cile, per esempio, è quella di avere una tecnologia che non comporti dei costi troppo elevati poi per l'ormeggio e per far sì che la tecnologia effettivamente rimanga installata dove si è progettato, senza incorrere in rotture, guasti o quant'altro. Sicuramente una sfida molto, 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 molto grande, ecco, oggi. Come vi dicevo, il canale di Sicilia è comunque interessante e in più c'è appunto questo discorso che ho anticipato prima dell'essere un'isola che ne rappresenta una caratteristica molto, molto interessante. La tecnologia ISWEC. Non vi ho ancora forse fatto vedere delle foto chiarissime, ma tra poco ci arriviamo. È una tecnologia flottante, quindi c'è una sorta di pontone ormeggiato e che galleggia. Per questo motivo, per farla lavorare al meglio, quindi per permettere al sistema di lavorare con onde che siano quanto più formate, che non siano onde che si stanno infrangendo, si stanno rompendo, dove quindi l'energia viene ad essere molto turbolenta, ha bisogno che ci sia una determinata batimetria, una batimetria che dipende da quelle che sono le caratteristiche medie delle onde nel sito di installazione. In particolare, nel caso di Pantelleria e in generale del Mediterraneo, noi cerchiamo di andare ad installare un sistema come quello ISWEC al di sopra dei 30 metri di profondità. A Pantelleria all'incirca si trova appunto in quest'area qua ed è più o meno ad un 30-34 metri di profondità il punto di installazione dell'ISWEC. Questo
questo ci permette, poi anche conoscendo la batimetria in generale, di andare a definire quella che deve essere la struttura dell'ormeggio. Quindi, da un lato noi abbiamo quelli che sono i livelli di potenza e le caratteristiche delle onde del sito, che siamo anche peraltro negli anni con il Politecnico andati a misurare con dei sistemi, con degli ondametri. Poi conosciamo la batimetria, mettiamo insieme queste cose, insieme ovviamente alla parte tecnologica, e possiamo iniziare a ragionare come ormeggiare il nostro sistema. E ovviamente, una volta ok, noi adesso abbiamo guardato a degli aspetti molto, da un lato anche tecnologici, quindi di risorsa, per valutare la risorsa e potenzialmente poi la produttività, di valutare dove installare il sistema. Bene, però per installare un sistema come quello dell'ISVEC è anche necessario conoscere quelle che sono un po' le infrastrutture disponibili, quindi la presenza di porti, di aree industriali. Volendo collegare il sistema ISVEC è anche necessario ovviamente conoscere quella che è la possibile interfaccia con la rete elettrica. E anche se quello, se vogliamo, è ancora uno step, se vogliamo, successivo, dove possono essere veramente degli utenti finali di quello che è poi il prodotto, l'energia prodotta dal sistema. Noi, per darvi un esempio, abbiamo fatto, spostandoci in Sardegna, un'analisi di tutta quella che è la costa ovest della Sardegna. Ci sono tantissimi siti che potrebbero essere estremamente interessanti come contenuto energetico, come anche batimetria e per l'applicazione di sistemi appunto WEC come può essere l'ISWEC. Tuttavia però una delle difficoltà a cui ci si trova di fronte diverse volte è la mancanza di infrastrutture. E quindi anche l'accesso poi e ai sistemi che devono comunque essere operati e mantenuti negli anni diventa anche molto complicato, ma soprattutto anche l'accesso da parte di quello che è poi la connessione alla rete dei sistemi diventa anche uno scoglio talvolta difficile da superare se la taglia dell'impianto non lo consente, ecco. Ovviamente poi abbiamo dovuto ottenere i permessi di poter installare il sistema, quindi sono state considerate, sono state fatte diverse valutazioni di impatto ambientale, si è analizzato quello che era la flora e la fauna del sito di interesse per andare a capire quello che poteva essere un impatto sui pesci. Vi do un esempio: anche una volta installato il sistema abbiamo monitorato quello che era l'emissione del rumore, l'emissione sonora del nostro sistema, per capire se ci potesse essere un impatto negativo appunto sulla fauna del sito, cosa che abbiamo potuto verificare non esserci. E poi anche sono stati considerati degli aspetti ovviamente visivi, oltre che anche la presenza di potenziali inquinanti a bordo, che ovviamente è stata limitata al più possibile. Per gli aspetti visivi vi accenno solo che una volta installato il sistema, che tra poco vedremo, abbiamo potuto parlare con diversi ospiti di un albergo che si trova leggermente più a sud di questo punto, che alcune camere si affacciano direttamente verso il sito di installazione. Molti di loro non avevano notato il sistema, che peraltro vedrete è stato colorato con un colore abbastanza, come dire, che si nota facilmente. Il sistema non è questo qui era un prototipino che avevamo portato nel 2012, se non ricordo male, per andare a coinvolgere anche la comunità locale, come vi dicevo poco fa, per spiegare sostanzialmente quello che si sarebbe da lì a poco portato. Inizialmente l'obiettivo era di installarlo fine 2014, poi si è arrivati a installarlo nel 2015. E anche di sostanzialmente proprio abbattere eventuali dubbi o comunque sia di perplessità che ci possono essere laddove comunque un sistema esogeno viene portato in una realtà, in un ecosistema molto delicato come quello di Pantelleria che vi ho descritto prima.
Passiamo quindi un attimo allo sviluppo tecnologico e vi faccio brevemente vedere, tra l'altro, nelle prossime slide alcuni video, così io magari mi metto un attimo in silenzio, vediamo se non ci dovesse essere, me lo dite, e piuttosto parlo io sopra e faccio il voice over. Ve lo descrivo allora con il funzionamento, ve lo descrivo con un prossimo video, che tanto quello non ha sicuramente l'audio. Questa è sostanzialmente la roadmap di sviluppo tecnologico che è partita dal 2009 con un primo prototipo testato nella vasca di Edimburgo, fino poi ad arrivare nel 2012 a quel prototipo che vi ho fatto vedere, portato a Pantelleria appunto sempre nel 2012. Man mano aumentando la scala, le dimensioni per capire via via e verificare via via sempre dei principi di funzionamento del sistema e affinare quello che poi era la nostra modellazione e i nostri sistemi di controllo. Abbiamo peraltro in questo percorso seguito quello che è una roadmap di sviluppo tecnologico definita come TRL, definita tramite TRL, quindi Technology Readiness Level, e credo fosse forse indicato, se no, vabbè. Ad esempio, in questo caso, con questo sistema che era il prototipo in scala 1-8 che abbiamo testato in una vasca dell'Insean a Roma, avevamo raggiunto nel 2012 un TRL di 5. Si può andare a vedere come ad ogni TRL corrisponda un certo tipo di prova e di verifica e di dimostrazione dello sviluppo tecnologico. Vi accennavo brevemente prima, quando ho fatto vedere le mappe generiche, che è ovviamente necessario poi andare a caratterizzare un sito. Caratterizzare il sito, come lo si va a caratterizzare? Ovviamente conoscendo quelle che sono le scatter table, quindi la tabella delle occorrenze, che va a rappresentare in questo sistema bidimensionale l'occorrenza di determinate combinazioni di altezza e periodi di un'onda. Questa tabella qua in alto sostanzialmente descrive la carta di identità di Pantelleria, del mare di Pantelleria. Potete vedere che dove c'è il giallo, queste sono le onde più ricorrenti. Questa tabella sotto in realtà è una tabella che è, diciamo, site agnostic, perché semplicemente descrive come la potenza viene ad aumentare per le onde con maggiore periodo e maggiore altezza, e però mettendo insieme la tabella delle occorrenze con la tabella la matrice appunto della densità di potenza, si può andare a vedere dove sia localizzata l'onda più energetica. Quindi la tipologia di onda che nell'arco di un anno statisticamente contengono più energia all'interno di quel sito. Quindi si può notare che andando a confrontare queste due tabelle, in realtà qui abbiamo due punti potenzialmente di progetto molto diversi. Motivo per cui poi noi quello che andiamo a fare è andare a fare un'ottimizzazione tale per cui il sistema sia in grado di prendere sì quante più onde possibili per produrre energia, ma che poi alla fine sia in grado di produrre effettivamente la maggiore energia possibile. E non è, come dire, non è esattamente, come dire, banale, ovvero non è che se io ho questa most energetic wave situata in questo tipo di posizione in questa tabella, andare a progettare esclusivamente un sistema per questo punto non è detto che ci permetta di estrarre poi la maggiore energia da un sito. E quindi poi si passa alla parte meccanica e ovviamente a tutto quello che è il progetto meccanico, elettrico e navale del sistema. E siamo andati a fare una sorta di design to site, specialmente per quello che riguarda il primo prototipo. Ovviamente l'obiettivo in generale della nostra azienda è sempre stato quello di andare poi a sviluppare quello che era una macchina standard che andasse bene installata a Pantelleria, così come in altri siti del Mediterraneo, però ovviamente il primo sistema siamo andati a farne una progettazione
quanto più specifica possibile per il sito scelto per andare effettivamente poi a testare tutta una serie di funzionalità e di anche andare a validare quello che erano stati i nostri modelli sviluppati. E passiamo quindi proprio alla dimostrazione, in quello che è definito appunto come ambiente operativo. Qui vi farò vedere alcuni estratti di quelle che sono state la costruzione, ovviamente l'installazione, e poi un po' delle operation del sistema. Quindi passiamo adesso al vero e proprio hardware importante. Questo è lo scafo, ovviamente all'interno in quel momento c'era già tutto quello che è poi anche l'equipment interno del sistema. Il sistema ISWEC che è stato lanciato, quindi è stato varato nel 2015 a Mazara del Vallo. Lo scafo è stato costruito a Mazara del Vallo, alcune componenti erano state costruite nel Torinese, sono state poi portate giù a Mazara del Vallo ed installate nel sistema. Questo primo prototipo all'incirca è costato intorno al 1 milione di euro. In pantelleria, quindi a pantelleria, non c'erano delle facility che ci permettessero di andare a fare questa costruzione dello scafo e assemblaggio localmente, e quindi ci siamo trovati a dover lavorare a Mazara del Vallo, a circa un 100 km dal punto della sede di installazione. Una cosa che vorrei sottolineare è come per sistemi come l'ISWEC, così come anche per altri UEC in generale, è tipico che alcune lavorazioni e alcune attività possano beneficiare dall'essere fatte molto vicine al sito di installazione e quindi avere anche delle ricadute positive proprio nelle comunità costiere o comunque vicino al sito dove si va ad installare questo tipo di sistemi. Una volta varato, abbiamo dovuto trainarlo fino a Mazara del Vallo. E adesso ho perso il puntatore. Vediamo se. Ok, perfetto. Questo video vi farà vedere brevemente il sistema funzionante, eccolo qui, una volta installato. In questo momento il sistema all'interno ha dei giroscopi, ma sono spenti. Quindi i giroscopi che costituiscono sostanzialmente il power take-off del nostro sistema, l'onda, vedevate che il sistema si muoveva tanto, ma l'onda in realtà era relativamente molto piccola, erano 20-30 centimetri. Una volta che si attiva il giroscopio, abbiamo un volano che si mette a rotazione, si accoppia con l'oscillazione dello scafo e inizia questa piccola oscillazione interna del giroscopio. Oscillazione da cui noi estraiamo energia. Scusate, ritorno un attimo indietro se riesco. Adesso ho perso purtroppo. Ok, vediamo se riesco a. Eccolo qui. Questa oscillazione attorno a questo asse, che può diventare anche una rotazione in caso di onde un po' più potenti, è dove noi estraiamo l'energia elettrica. L'effetto che dà sullo scafo è un effetto stabilizzante e potete vedere che stiamo estraendo energia perché la scia che viene dalla parte destra, quindi dalla poppa del nostro sistema, presenta delle onde molto attenuate. Vedete che c'è uno specchio acqueo molto molto calmo in quella zona lì. E quello è il sintomo che stiamo estraendo energia. Qui non stavamo funzionando in modo ottimale perché sostanzialmente vedete che il sistema era pressoché completamente fermo, ma è dovuto alla risorsa, cioè la risorsa era talmente poca che il sistema sostanzialmente riusciva ad estrarre la quasi totalità. Durante le attività, durante le operazioni in mare a pantelleria, abbiamo registrato delle condizioni di funzionamento molto, molto particolari. Addirittura delle condizioni che probabilmente amici che lavorano e che operano nel nord Europa e che quindi si trovano ad avere installazioni in oceano, sono tipicamente abituati ad affrontare. Abbiamo avuto delle onde con altezze che si sono avvicinate ai 10 metri dal picco appunto al ventre. Quindi delle onde veramente, veramente importanti e pressoché oceaniche.
Siamo stati molto molto contenti ovviamente perché nel momento in cui il sistema ha affrontato queste onde, il sistema durante quelle fasi non era operativo, ma in una situazione di protezione, anche perché poi era necessario andare a proprio sperimentare come si comportava proprio il sistema in quelle situazioni, è riuscito a sopravvivere senza presentare alcun danno e soprattutto anche l'ormeggio senza presentare conseguenze o danni particolari che ne comportassero attività di manutenzione. Quindi è stato per noi sono stati alcuni passaggi molto molto importanti nello sviluppo poi tecnologico. Sto praticamente concludendo, anzi concludo con questa slide perché è importante assolutamente pensare che una volta che un sistema come questo va in mare, è necessario poi andare a programmare e a pianificare in anticipo quelle che possono essere le attività di manutenzione. Attività di manutenzione che devono essere fatte peraltro in mare e che quindi possono comportare delle situazioni molto molto particolari. Questo è Enzo. Un cofondatore di V4E, che praticamente sta facendo la stessa tipologia di intervento di manutenzione, solo che a sinistra era ancora a terra, nel cantiere in cui è stato realizzato il sistema, mentre a destra si trova sul sistema ISBA, che in realtà questo è il sistema ISBA in Adriatico. Come vi dicevo, il lavoro è pressoché lo stesso, ma le condizioni sono totalmente diverse ed è stato importante anche, peraltro, come azienda evolversi e riuscire ad implementare tutto quello che è un set di procedure che vengono definite come HSE, quindi Health, Safety and Environment, al fine poi di tutelare ovviamente in prima battuta le persone, come Enzo, che fanno questo tipo di interventi, ma anche poi il device stesso, quindi a far sì che poi durante questo tipo di operazioni di manutenzione tutte le procedure da seguire vengano rispettate e seguite attentamente. Con questo spero di avervi dato un po' di, così, un po' di indicazioni, di informazioni e di spunti di quello che è stata un po' la nostra esperienza. Se aveste qualche domanda, io sono qui a vostra disposizione, secondo anche l'orario che è stato stabilito, ma se per caso qualcosa non vi venisse adesso o comunque voleste scrivermi privatamente, vi lascio anche qua di nuovo il mio indirizzo, così che vi possiate sentire liberi assolutamente di contattarmi. E vi ringrazio. Bene. Grazie mille per la presentazione e adesso appunto lascerei spazio alle domande e rompo io il ghiaccio, ti faccio un paio di domande. Allora, prima di tutto una curiosità, cioè quanto tempo è passato dalla prima ideazione, quindi dall'idea concettuale di questa innovazione, alla creazione del modello TRL5? Allora, andiamo un po' indietro. Voilà. Anzi, scusate, vado proprio direttamente all'inizio. La prima ideazione, qua da noi discutiamo sempre se è del 2007 o del 2006. quindi diciamo che prendiamo il 2007, così anni sono di meno. Il TRL5 che noi l'abbiamo raggiunto nel 2012. Quindi 5 anni dopo, praticamente un anno TRL. Non è proprio così perché un TRL 3-4 era già stato raggiunto molto brevemente, man mano che i TRL aumentano molte volte per fare il salto anche solo di un TRL, il tempo, gli anni necessari tendono a salire molto. Grazie. E faccio solo una specifica per chi non lo sapesse, TRL sono i livelli di Technology Readiness Level, definiti a livello europeo, dove appunto si valuta il grado di appropriatezza, preparazione della tecnologia dall'idea alla produzione a livello industriale di fatto. Quindi si passa da un TRL 1 a un TRL 9. Quindi il TRL 5 di fatto è, appunto, come hai detto tu prima, un test in un ambiente protetto, di fatto.
Quindi adesso voi siete a un TRL 7 in questo momento. Quindi siamo un TRL 7 e speriamo a breve, anche tramite alcune installazioni che andremo a fare, di raggiungere un TRL 8, quindi un sistema qualified. Beh, devo dire che ovviamente questa fase qui è guidata da Eni, quindi saranno sicuramente poi loro a guidare tutto quello che è questa attività di sviluppo. E poi ovviamente il salto finale ad un TRL 9 è sicuramente legato anche ad aspetti industriali, di industrializzazione, quindi anche della produzione di questi sistemi su, come dire, scala non più di singolo prototipo, ma anche di più sistemi. A proposito, della tua conclusione, faccio la seconda domanda, o la terza, non mi ricordo più. Allora, prima tu hai detto che di fatto il primo investimento è stato di circa un milione di euro. Quindi, quanto è importante riuscire ad avere il partner giusto e ottenere i finanziamenti che servono per appunto investire in nuove in una nuova tecnologia come questa, e quindi di fatto in tutta la fase di modellizzazione e creazione di un primo prototipo? Il sistema che abbiamo messo a Pantelleria appunto ha avuto un costo indicativamente di circa un milione di euro. In realtà, per arrivare a fare tutte le attività prima della collaborazione che abbiamo iniziato con Eni, il totale dei finanziamenti che sono stati, diciamo, in qualche modo intercettati e messi a terra per arrivare sostanzialmente poi a questo prototipo, che è stato poi una milestone fondamentale, si è girato all'incirca negli 8 milioni e mezzo. 8 milioni e mezzo gestiti anche in diversi progetti nazionali e europei, quindi con altri partner. In generale, sia nella scelta dei partner con cui, per esempio, abbiamo fatto comunque, uno si trova a fare i primi progetti regionali europei, sia anche nella possibilità, nell'opportunità di trovare un partner come Eni per il prosieguo dell'attività con ISWEC, è fondamentale, ecco. È fondamentale che uno può, da un lato, possa scegliere, dove può, c'è la possibilità di scegliere, e dall'altro anche, come dire, riuscire ad attirare l'interesse di partner giusti, o comunque sia di partner con cui si riesca effettivamente a condividere una visione, è fondamentale. Per nostra esperienza, per questa tipologia di attività che ci siamo trovati a fare, non è sempre stato immediato, perché comunque sono delle attività abbastanza complesse, come peraltro molte altre attività che riguardano lo sviluppo di, diciamo, nuove tecnologie, soprattutto hardware, grande hardware come questo. Però è fondamentale, se non c'è, come dire, chiarezza, un po' di intenti e una sorta di condivisione di quello che può essere una prospettiva di sviluppo, è molto complicato. Grazie. Ci mancherebbe, grazie. Grazie a te. Ci sono domande? Sì, io se posso avrei più una curiosità. Riguardante l'engagement, volevo chiedere quali sono state le reazioni specifiche della comunità di Pantelleria e se soprattutto i vantaggi sono stati subito chiari, e in caso contrario cosa è stato fatto per favorirne l'accettazione, insomma. Ma allora, devo dire che la nostra esperienza è stata molto positiva. Sicuramente credo che ci siano due aspetti fondamentali. Il primo effettivamente è, diciamo, legato al tempo. Noi non siamo andati a fare un engagement della comunità, lo dico così per dire, 2 mesi prima di installare il sistema. Verosimilmente le prime attività con Pantelleria non dico che siano partite nel 2007, anche se una delle due persone da cui è nata poi questa attività di ricerca aveva proprio già delle, come dire, era appassionata di mare, tra le altre isole c'era proprio quella di Pantelleria a cui era particolarmente legata, quindi in qualche modo si era già prospettata questo tipo di attività. Però vi direi che dal
2008, 2009, 2010, quando è nata la società, c'erano già delle attività in corso che ci portavano periodicamente a Pantelleria, a conoscere le persone. Ovviamente magari si parte da determinate figure che possono essere importanti per quello che è lo svolgimento del sistema, ma poi quello che si è cercato di fare molte volte è laddove c'erano degli eventi anche locali. Mi viene in mente un evento caratteristico dell'isola che si chiama il Pass Italy, che è sostanzialmente un convegno che mi sembra ogni anno sia intorno a ottobre o novembre, se non ricordo male, sull'isola, dove viene appunto un po' presentato quello che poi è una delle caratteristiche principali dell'isola, quindi la coltivazione dello zibibbo e di queste coltivazioni molto particolari che ci sono. E siamo andati a cercare proprio di inserirci in alcuni contesti per, senza mai volere, come dire, invadere, ma sempre cercando di andare a presentare quella che era un'idea, una proposta di, più che forse una proposta, anche un po' una visione di quello che poteva essere un percorso. Sicuramente poi anche la presenza, con questo arrivo al secondo punto, di un partner come quello che è il Politecnico in generale, comunque come l'università da cui siamo nati, è stato sicuramente fondamentale anche per una sorta di credibilità, ecco, tecnico-scientifica in quelle che erano le azioni che stavamo facendo. Sicuramente gli aspetti più interessanti che abbiamo notato e che sono stati che probabilmente come dire, il più facile coinvolgimento che si può avere della comunità è andare a cercare quelle persone che possono essere direttamente legate allo sviluppo di questo tipo di installazioni. Quindi, dicevo prima, sommozzatori, operatori portuali locali, cantieri e via dicendo. Probabilmente un contesto anche come quello di Pantelleria ha un po' facilitato in più il fatto di presentare ad una comunità che comunque è piccola, sono 7.700 abitanti, che devo dire ha da sempre risposto molto bene a tutte quelle che, cioè più che risposto, non è tanto un rispondere, però si è sempre ingaggiata molto in quello che erano così delle opportunità di incontro che abbiamo cercato di organizzare appunto prima dell'installazione di questo sistema. E molte volte è stato anche estremamente interessante il dialogo, anche per capire banalmente dove andare a installare questo sistema. Adesso Pantelleria, combinazione, la parte più esposta al maestrale e anche una parte ex industriale, dove è stato ideale andare a installare perché c'era proprio poco impatto a livello poi del turismo. Ecco, non so se qualcuno di voi conosce Pantelleria, ma se avessimo forse voluto installare questo sistema di fronte a Ballate dei Turchi, che peraltro vabbè, non sarebbe stata così esposta al maestrale, però probabilmente avremmo avuto qualche difficoltà, perché penso che sia una delle discese a mare più caratteristiche, più frequentate dell'isola. Ecco. Grazie. Grazie. Un'altra curiosità, come è nato lo spin-off? Allora, lo spin-off è nato da, noi ci diciamo sempre, non sappiamo se sia nato nel momento giusto o poteva nascere prima o poteva nascere dopo, l'importante è che sia nato ad un certo punto. È nato perché quando si sono iniziate a fare tutta una serie di attività per sviluppare il prototipo in scala 1 a 8, poi ovviamente anche quello in scala 1 a 1, è stato abbastanza evidente come per sviluppare dei sistemi di questo genere, far fare tutto all'università sarebbe stato molto molto complicato, da un lato, a meno di andare a selezionare, non so, un player industriale con cui si avevano già rapporti e quindi sostanzialmente andare a, diciamo, cedere quella che era poi eventualmente un'idea, ecco, di tecnologia che si sta sviluppando. Ma la gestione appunto dall'università di quelli che sono stati gli acquisti, tutti i lavori che sono stati necessari per andare a sviluppare questo tipo di sistemi sarebbe stato molto molto
complicato, probabilmente avrebbe portato delle tempistiche molto più lunghe di quelle che siamo riusciti ad avere. D'altro canto, poi, nel momento in cui è iniziata un'attività progettuale molto, molto focalizzata all'installazione, alla definizione di una macchina, al passare da un modello ad una progettazione di dettaglio, poi ad una fornitura di sistema, sostanzialmente quel tipo di competenze abbiamo come dire, riconosciuto che non era forse più una competenza tanto da un lato interessante, ma neanche tanto da università, quanto appunto era forse questa sorta di come dire, di caratteristica che poi va a definire il trasferimento tecnologico in quello che è stato un po' il nostro percorso. All'università, al Politecnico oggi rimangono diverse persone che si occupano di modellazione, di analisi, di tutto quello che in realtà di tante cose che sono a monte per arrivare all'installazione di un sistema così. Per la parte più applicativa realizzativa, sostanzialmente oggi il personale che si occupa di questa attività è il personale di Way for Energy. È un bellissimo percorso, direi. Faccio l'ultima domanda per concludere, se non ci sono altre domande, potete anche scriverle nella chat se meglio, se desiderate farlo così. Ti chiedo, qual è secondo te o come vedi lo scenario futuro per Way for Energy e per le tecnologie che state, su cui state investendo? Ma allora, io credo che ci siano assolutamente delle bellissime prospettive per i prossimi 10 anni e prossimamente anche di più, però noi adesso stiamo veramente cercando di guardare attentamente quelle che sono un po' le traiettorie, no? Che poi alla fine anche emergono da tutta una serie di appunto programmazioni, sia nazionali che europee, che internazionali e quant'altro. PNRR sicuramente contiene una forte spinta verso l'offshore, sicuramente probabilmente le tecnologie che anche a livello italiano, insomma, io spero possano avere un bello sviluppo e una bella spinta, oltre che ovviamente anche che verranno sviluppate in modo sostenibile, poi anche da appunto anche ad esempio dalle comunità, saranno credo quelle dell'eolico offshore, che anche tecnologicamente sono molto più avanti di tecnologie comunque in generale per la produzione del mare. Ma crediamo fortemente che l'implementazione di sistemi come l'ISO, così come anche altre tipologie di sistemi, possano essere assolutamente interessanti, sia perché magari molte volte si vanno sostanzialmente ad utilizzare gli stessi spazi acqua, quindi li si va ad usare in modo più efficiente, sia perché magari alcune realtà non riusciranno, ecco, a beneficiare pienamente di quello che può essere, per esempio, non so, faccio un esempio banale, Pantelleria difficilmente potrà avere una grande, credo, una grande farm di eolico offshore installata al di fuori, insomma, di fronte alle sue coste, per vari motivi, per motivi ambientali, per motivi che, voglio dire, come ho detto, se non si va a realizzare una connessione con la rete continentale, tutta l'energia eventualmente prodotta in eccesso rispetto a quello che può essere l'uso dell'isola, sostanzialmente andrebbe sprecata, ecco, fatto salvo per quello che può essere uno storage e via dicendo. Però sicuramente anche a livello, come dire, non solo appunto italiano-europeo, ma allargando un po' lo sguardo, anche grazie un po' all'attività che accennavo prima, che stiamo sviluppando con l'Agenzia Spaziale Europea, che è un po' un'attività, se vogliamo, abilitante per questo tipologia di sistemi, che ci ha permesso anche di venire a contatto con diverse realtà americane, piuttosto che asiatiche, Corea, eccetera, eccetera. Stiamo veramente vedendo una forte spinta in questo settore e credo che nei prossimi veramente 10 anni ci saranno dei grandi avanzamenti e speriamo, insomma, di riuscire anche noi come realtà di poter dare, ecco, qualche contributo da un lato e toglierci anche qualche soddisfazione dall'altro.
Avrei anche io una domanda in realtà, Sì, se è prego. possibile. Io vorrei sapere magari in termini energetici, quindi non so se l'aveva accennato prima, ma di fatto quanto riuscite a produrre con il vostro sistema, se la produzione di energia è relativamente costante durante tutto l'arco dell'anno e quindi anche per capire un po', chiaramente questi sono costi da prototipo, quindi però quanto siete lontani da un possibile ritorno dell'investimento? Wow, domanda molto interessante. È la tipica domanda da fare alla fine, così posso appellarmi al fatto che non c'è tanto tempo, magari qualche parte, a parte gli scherzi. Allora, la prima parte della risposta che devo dare è che ovviamente ogni considerazione di quanto può produrre la macchina, eccetera, è legata al sito, è legata alla risorsa. Così come un pannello fotovoltaico che magari ha una taglia di 390 watt. Va benissimo la taglia, ma se lo metto in Puglia perfettamente esposto, mi arriva a produrre magari questi 390 watt per 10 ore in media al giorno. Se io lo metto sotto un bosco qua in collina nel Torinese, probabilmente mi arriva a produrre 80 watt per 5 ore al giorno. Ecco. Quindi risorsa, ovvero sito, prima di tutto. Guardando a Pantelleria, il nostro sistema all'incirca arriva a produrre un 100-150 megawatt-ore all'anno. La taglia dei generatori installata è di 260 kilowatt. L'energia delle onde del mare presenta delle caratteristiche molto peculiari, ovvero presenta tipicamente dei valori di potenza installata, soprattutto ad esempio in un sistema come il nostro, che è un sistema di base elettromeccanico, dei valori di potenza installata molto alti e dei valori di potenza media che possono essere tra un quinto e un decimo di quello che è la potenza installata, perché proprio per la natura ondulatoria, insomma, del fenomeno. Per quanto riguarda il discorso del tempo di ritorno all'investimento, allora, nel dettaglio non riesco ad andare perché sono questioni che, come accennavo, oggi sono anche legate ad una realtà come ENI, quindi non posso andare ad esporre determinate analisi che si stanno facendo e che in prima battuta sta facendo ENI. Quello che sicuramente posso accennare è che oggi ci sono e si stanno facendo proprio delle analisi per identificare quelle realtà in cui sistemi come questo, come ISVEC, così come potenzialmente anche altri, possono avere una sorta di parità, se non vantaggio, anche da un punto di vista economico. Come accennavo prima, una realtà possono essere le isole. Pantelleria ha un costo al megawatt-ora che si aggira intorno ai 400-450 euro al megawatt-ora. Ci sono delle isole dove il costo al megawatt-ora è ancora più alto. Sicuramente tecnologie come l'ISWEC oggi non hanno un costo uguale a quello al kilowatt-ora, al megawatt-ora uguale a quello di un pannello fotovoltaico di pari taglia. Perché? Perché ovviamente sono all'inizio della fase del loro sviluppo. Il fotovoltaico oggi, ricordiamoci, che deriva da, insomma, ormai quasi 40 anni di sviluppo, quindi sicuramente confidiamo di poter avere un bello sviluppo, un abbattimento dei costi, un maggiore incremento delle performance di un sistema come quello ISWEC, da un lato, e dall'altro appunto anche la possibilità di però già oggi riuscire ad applicare questi sistemi in contesti dove non sia solo, come dire, così un fiore all'occhiello da esporre, ma effettivamente un sistema che porta dei vantaggi anche economici nella sua installazione. Bene, allora io ringrazio il dottor Tolisano per questa condivisione, della disseminazione della conoscenza, perché questo è importante per queste nuove tecnologie, per secondo me anche diciamo, creare un processo di alfabetizzazione, no? Culturale in questo senso. E noi ricordiamo che questo evento è stato registrato, quindi lo pubblicheremo su PlayUNIUD.
prossimamente, quindi sarà a disposizione per tutti e invieremo il link anche a tutti i partecipanti a questo webinar per poterlo riascoltare e magari fare ulteriori domande al dottor Bolisano nel prossimo video. Grazie futuro. Mille. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Thank you.